perso il lavoro da allenarmi con una vita e lavora un mese, adesso sta a casa, mi piace il contratto un mese, due mesi. Sarebbe sta a casa. Non ha il caso di... un reddito, sì, lui se non ha il reddito di 3.000 euro l'ISE, perché poi l'ISE non vuol dire, se lui per esempio ha guadagnato, se penso intorno ai 7.000 euro all'anno, rientra comunque perché dall'ISE poi vanno scaricati i figli a carico, la moglie, il nucleo familiare. Quindi bisogna far fare il calcolo, va da un capo, si fa fare l'introduzione del sistema e fa il servizio. Grazie. Se ha piacere a porre domande, magari abbiamo facile propizia per farlo. Abbiamo, non si sono, 30 minuti, secondo la tabella che è molto di più. Prego. No, volevo aggiungere qualcosa, se poi c'è tempo per dire una cosa. Sì, sì, ci diamo un quarto d'ora di raccolta. Allora andiamo subito, se non ci sono domande su Fred. Perché gli oratori sono collegati alla domanda che facevo la settimana. Perché vedete, per noi gli oratori non sono una... non è una difesa di un cattolico cristiano come Gianni e come tanti di noi. Avete visto pure l'esito per il voto segreto sul crocifisso giorni fa. No. Non è soltanto una difesa di chi crede in una religione, perché noi ovviamente come uomini di governo, tutti, e lo raccomanda pure il mio amico carissimo che è il signor Capucci, vescovo di Bari, ad essere sempre giustamente al di sopra delle parti. Perché in effetti quando parliamo di integrazione, di colloquio, di ascolto, di, noi non facciamo distinzione come azione di governo tra cristiani, musulmani, noi gli uomini e le donne, i bambini sono tutti, hanno tutti di fronte al governo e alla legge tutti pari di vita. Noi abbiamo fatto una legge sugli oratori, cosa che in passato non c'era riuscito, perché io avevo tentato anche nella passata legislatura, ma evidentemente non c'era l'aria prima, oggi invece l'aria completamente respirata, anche perché il presidente Emiliano è stato quello che appena posto il problema da subito sposato e condiviso, tant'è che è andato a presentare, cioè andato a presentare con una special call, come si dice? Standing ovation. Standing ovation. Non conosco l'inglese. No, al Petruzzelli con i Salesiani. C'è stato l'anno scorso, è stata la chiusura della... nell'anno dei Salesiani, si è preso questo applauso e ha detto, lo dico convinto, perché lui da ragazzo ha frequentato l'oratore, c'era una pallone, faceva pure a botte, perché avendo un fisico di considerazione consentito, lo chiamavano, no, invece, lo chiamavano sempre a difendere l'idea, perché ero costretto magari a prendere a botte qualche punto e allora... ma a parte queste note, però, l'importanza dell'oratorio noi la riconosciamo proprio, signora, nella questione sociale. Cioè, oggi, fino ad oggi, non era stato possibile inserirli nel riconoscimento che invece gli è stato dato con questa legge, con la legge 17, perché nei prossimi bandi, quindi nelle prossime risorse finanziarie che daremo nell'ambito dei piani di zona e degli altri servizi sociali, gli oratori entrano a pieno titolo come tutti gli altri. Con questa legge noi consentiamo agli oratori, ai loro rappresentanti, ovviamente, e la rappresentanza della regione ecclesiastica della Puglia, a scrivere insieme a noi, insieme al governo regionale, insieme ai nostri uffici, insieme a come è successo nei passati, che venivano chiamati rappresentanti delle cooperative, rappresentanti del terzo settore, rappresentanti, questa volta, in virtù di questa legge, dovranno essere chiamati anche i rappresentanti degli oratori. E quando successivamente a questa redazione del piano, che abbiamo un po' stoppato perché il 4 dicembre per noi può essere una linea
purtroppo spartiato, quanto dicevo, a secondo dell'esito ci saranno o non ci saranno più le competenze, quindi per questo motivo io ho voluto prorogare il vecchio piano che è scaduto nel 2016, il piano di andare delle politiche sociali, lo proroghiamo per un anno in modo da vedere che succede il 4 dicembre. C'è il 4 dicembre, c'è il referendum. C'è il referendum. E a seconda dell'esito del referendum, le competenze della regione possono rimanere uguali. Oppure possono ritornare a Roma. Per cui noi, quando abbiamo una certa idea sul referendum, che non lo diciamo qui, però noi vogliamo che le regioni. Continuano. Anche perché io ieri sono. Permettetemi questa distinzione. Io sto tornando a Roma perché io ho avuto importanti incontri, rappresento gli assessori, tutti gli assessori regionali, sono il coordinatore di Cali, degli assessori regionali al governo. E ieri il ministro Boschi, quanto a sua, ci ha potuto convocare, poi in realtà non era presente, da qui per esempio c'era il consigliere di Stato. E lì ho fatto presente un dato. Che diciamo come in Puglia da tempo. Noi riteniamo, così lo dico perché è attinente comunque, è l'espressione del nostro credo politico, noi riteniamo che un governo, sia esso regionale, nazionale, regionale o comunale, visto che le province vivono per le porte, ma non è un governo deve avere, per essere moderno, governo, secondo noi, secondo il governo italiano, oggi deve fare delle scelte a proposito dell'utilizzo delle risorse che abbiamo. Le scelte una volta si facevano cercando di caratterizzare le amministrazioni con l'opera pubblica, no? Io ho fatto 10 km di asfalto, io ho fatto 20 km di asfalto nelle strade di campagna, io ho realizzato il monumento allo scienziato di Turma, io oggi noi riteniamo che un governo per essere moderno e veramente riformatore deve mettere al primo posto alla propria attenzione, al primo posto la povertà e la disabilità. Per dare dignità a tutti, per attuare la Costituzione nostra, noi dobbiamo mettere al primo posto, se non vengono messi al primo posto, i bisogni delle persone, e con questo prendo tutto ovviamente, prendo l'ambiente, prendo la questione ambientale, la tutela della salute, la sanità, tutto quello che attiene allo star bene delle persone. Secondo noi viene prima questo e poi tutto il resto. Quindi ho detto a Roma, sul tavolo ministeriale, forse al posto di qualcuno, prima di pensare a realizzare il ponte di Messina, sarebbe opportuno che pensasse a realizzare una cosa che noi stiamo vedendo con l'assessore Guerra, a garantire dal primo giorno di scuola a tutti gli studenti disabili l'assistenza scolastica, l'integrazione scolastica e il trasporto scolastico. Quello, ho detto cari colleghi, cari signori, sarebbe veramente un governo di riforma, un governo, perché se un governo perde tempo a stare 3 anni e poi arrivare a modificare 45 articoli a chiedere un sì o no, che non si capisce poi alla fine che cosa la gente deve rispondere. Noi avremmo preferito che questo governo finalmente mettesse anche sul piano del trasferimento dei flussi finanziari. L'Emilia Romagna ci ha fatto 1 milione di abitanti circa come la prima. L'Emilia Romagna, il governo nazionale, trasferisce il doppio delle risorse nel sistema sanitario regionale. Quindi loro possono avere il doppio dei medici, il doppio degli infermieri, il doppio degli operatori sanitari. Questi sono dati inconfutabili, di fronte ai quali la risposta di sempre, continuando con questo governo, va così, ma le cose sono antiche. Ma la rivoluzione avviene se le cose cambiano. Se ti fermi dietro così era, così era. Noi non cambiamo niente. E la motivazione qual è per questa? È antica, perché la motivazione in tua realtà forse diceva anch'io. Mi ricordo il governo Amati nel 92 quando dovete obbligatoriamente per la prima volta fare cambiare. Prima c'era il governo, dava i soldi al piedilista cosiddetto, no?
Quindi se quando nel 92 poi decisero di dare i soldi in base ai bilanci dell'anno precedente aumentati del 10% e dicendo, che succedeva? Che l'Emilia Romagna, faccio un'ipotesi, il comune Emilia Romagna, in quegli anni aveva un bilancio di 1 milione di lire, l'anno dopo il governo gli trasferiva 1 milione e 100, no? Se per comune, io questa analisi l'ho fatta da comune di paragonando al comune di Lastrassina che è in Toscana, comune di 5.000 abitanti, a un certo punto... Comune suo, come metropoli, si chiama? Muro Eccesa, 5.000 abitanti. Bene, io nella, quando ho cominciato a fare politica nel 1980, tornando da Firenze, dopo 10 anni di esperienza toscana, arrivo a Muro, guardo il bilancio, noi tenevamo all'ufficio tecnico neanche un giorno. Faceva una sua, una persona con un diploma di magistrale che faceva tutto, doveva fare con il giovane, l'ha detto alla radio, tutto. E qua ci viene detto, l'assassina, il paese dove io diciamo, vissuto, ho studiato, nel 1970, non nell'80, nel 70, aveva l'ufficio del primo preparatore, aveva un architetto, un ingegnere, un giovane della sotto architetto, un giovane del quando quindi questi stipendi costituivano il bilancio, no? Quando Amato ha detto io vi do il 10% in più, è facile immaginare che loro partivano da una spesa, e quindi da un bilancio, di 100 milioni e quello del senso partiva dalla spesa di 10 milioni. Se tu metti il 10% su 100 milioni, 110, se lo metti su 10 milioni diventa 11, 110, 11. Continua nel tempo e hai la disparità che hai e quella regione. Nella sanità è successo stesso, per cui saltano diciamo, le giustizie. E quindi anche lì ho detto da un anno, da quando ho la delega, guardate che bisogna anche lì fare un discorso di equità, se no la sanità, come dice il Presidente Emiliano, se no le sanità delle regioni meridionali serve per finanziare la sanità delle regioni del nord che vengono definite tutte. Ma per ritornare a noi, perdonatemi di questa discussione, ma dovevo farla, per sfogarmi per l'opinione di ieri, oggi per noi i donatori diventano di fondamentale importanza, perché se le competenze restano a noi, fanno parte di noi, insieme a noi, del momento di programmazione dei servizi sociali e sociosanitari. Agli oratori potranno essere affidate attività sociali come quelle che già fanno, implementate, ci auguriamo, anche di servizi sociosanitari. Cioè se un oratorio ha la possibilità, perché ha l'immobile o perché chiede il finanziamento, come noi finanziamo le cooperative, finanzieremo anche ovviamente gli oratori, di fare, che ne so, un centro Alzheimer, un centro per l'autismo, avrà tutti i titoli domani per poter essere finanziato e svolgere quella funzione. La cosa, ecco, in sintesi, la cosa più importante della legge è proprio questo, il riconoscimento sociale e socioassistenziale degli oratori, la possibilità di dare finanziamenti agli oratori perché vengono considerati come a tutti i livelli, come le cooperative sociali, come le cooperative di servizi, come gli imprenditori, e anche gli imprenditori privati per fare tutto. Ci sono dei requisiti per l'operatore della terra perché possa essere riconosciuto? I requisiti sono quelli soliti per tutti e li abbiamo lasciati invariati per non creare anche lì perché ci fu un emendamento in aula. I requisiti sono quelli che voi vedete nei bandi quando facciamo finanziamenti, aver svolto da almeno 3 anni l'attività in quel settore di cui si chiede finanziamento. Ci fu un emendamento durante la discussione che volevano abbassare ad 1 anno l'esperienza, no? Confidando diciamo sulla mia vicinanza di donatore, perché ho detto la donatore, io sono chi ha fatto esperienza nei suoi cantori, nel bianco, nel mangiato, per tutte i vari colori. Abbiamo fatto quell'esperienza, la riconosciamo come importante. Io dissi in aula che non davo il parere favorevole perché sempre
ricordando il monito che mi fa sempre Monsignor Capucci, dobbiamo trattare tutti lo stesso modo. Quindi, se per gli altri valgono 3 anni di esperienza, io non voglio dare anche. Senti, insomma, qualche parte mi chiede questo, no? Cioè, mi chiede, c'è una valutazione anche in funzione dei spazi disponibili? Cioè, non accorgo questo che vale se è grande X o qualunque spazio della parrocchia destinato all'accoglienza dei ragazzi può essere di valore? No, per poter avere, quando faremo il piano, i finanziamenti, io sto parlando adesso dei finanziamenti per il sociale e il socio assistenziale. Diverso avere finanziamenti per realizzare gli oratori o mettere la norma di sicurezza esistente, sono due cose diverse. Quando faremo la maggiore dotazione finanziaria sta nella funzione sociale, per quello che rileva la signora, perché noi dobbiamo finanziare le funzioni che stanno a servizio delle persone in stato di bisogno, quindi gli anziani soprattutto, che hanno, diciamo, più percentuale di bisogno. Allora dicevo, gli spazi già sono in funzione degli standard previsti dal regolamento 4, cioè se tu ti candidi a fare un centro per anziani, no? Tu vai sul regolamento, regolamento 4, e ti dice quali sono gli standard per poter accedere a una struttura per gli anziani. Se devi fare una struttura, un centro diurno per disabili, tu vai sul regolamento 4 e trovi quali sono i requisiti che deve avere un centro per poter accedere a quella funzione. E lo ti dice i quadrati, il personale che devi tenere, niente. Tutto regolamento. Per la forma. Ma guarda, in questo caso non la preoccupazione, che ha espresso tu Giovanni sul padre, che è lui che è la stessa cosa, diciamo, del presidente della cooperativa, che ha un'influenza. Ma il presidente della cooperativa vanno al servizio sociale del comune, vi dico, caro assistente sociale, guarda che l'associazione XY, rispetto ad un percorso è successo, che al Benistabili non faceva entrare certi ragazzi degli anni. Tu vai dall'assistente sociale, cioè, è un quartiere abbastanza tosto, tu andavi là, sono andato all'assistente sociale, guarda che sta succedendo questo, c'è una selezione di ingressi, si è intervenuto. In questo caso, cioè, che tipo non succederà mai? Il comune affida, può affidare alla quelli di zona o con il servizio sociale scuola, l'assessore scuola, può affidare all'oratorio, poi può affidare a una cooperativa sociale un determinato intervento. Può fare un avviso, perché devo usare qualche una cosa diretta, tranne se no se riporta non è di maniera specifica, non lo puoi fare, non c'è pure il nuovo codice degli appalti per i servizi sociali. E devo dire che mi sto spiegando, perché per la nota da poco ha fatto la ricerca. Scusami se insisto, io sto facendo questo intervento davvero per sostenere meglio la cosa. Posso pure, scusa, non ho capito. Vogliamo il caso, vogliamo il caso Taranto, X, città vecchia, un caso. No, il sito di Taranto, no? Vuole intervenire, fare questo, su un quartiere a rischio. Tu dici, l'oratorio. No, l'oratorio funziona. Riceve finanziamenti e quindi può migliorare il suo servizio. Perché la regione mi sta riconoscendo questo ruolo. Però per esempio, l'oratorio di città vecchia, San Giuseppe, la chiesa di San Giuseppe, che c'è una zona, sono tanti bambini, eccetera, entrano Nicola, Giovanni, Michele e Francesco, che vanno al catechismo. Andrea, che non va al catechismo, gli si dice no, se tu non vieni al catechismo, non lo può fare. Io questo... Non lo può dire. L'importante è che... Allora, ti spiego... No, per fortuna non succede... Non può fare, ti spiego pure brevemente, anche perché non lo può fare, ti spiego subito le cose. Quando noi ammettiamo a finanziamento l'oratorio X, come abbiamo messo a finanziamento la cooperativa che gestisce il centro di oro Y, allora lì c'è un controllo intanto praticamente di qualità, perché non è che vengono lasciati, poi ci sono venuti, però la cooperativa di Manfredonia, ha riuscito anche a quei problemi. E io ho detto, vabbè, interessante, io voglio generare
per la parte sanitaria, perché se c'è un certo tipo di disabile, è chiaro che c'è la competenza sul distretto, quindi il direttore sanitario manda il medico del distretto, chi ha la competenza, e verifica la volontà del servizio che stanno rendendo. Se non rendono secondo gli standard che noi diciamo, che le leggi regionali le dovrebbero impongono, tu togli il servizio. Per esempio sulla l'asilo nido o sul centro di uno dei minori a rischio. Papa Padre Francesco, che citavo prima, c'ha proprio il centro di uno per giorno a rischio nella città del quartiere di San Paolo. E, ma lì sono le famiglie e gli assistenti sociali che rimandano i bambini. E lì il comune, l'assistenza sociale, deve verificare la bontà, la qualità del servizio che padre Francesco dà in quel posto. Se è tutto legato, che il sindaco di Tavoli viene di Bari, se il sindaco di Bari si rende conto che in quel centro, nella struttura di padre Francesco, invece di avere un risultato sperato, vanno a implementare altre attività, il sindaco deve poi consente il finanziamento, consente l'attività, ma ci sono altri attori che devono fare. Grazie. Sono venuto un quarto, ho detto un quarto che ho finito.